Siete di nuovo in compagnia di Marcus di Rock Metal Bands per una nuova recensione. Si tratta in questo caso del 12° album in studio dei Napalm Death, Smear Campaign, che potete vedere in questa versione Digipack. Vi faccio notare come il colore sia diverso rispetto al blu della versione normale, che contiene fra l'altro due brani in meno. Per quel che riguarda ancora l'aspetto visuale, volevo farvi notare che l'artwork è stato fatto da Mick Kenny, che si è già occupato di gruppi estremi come Mistress e Anal Nathrak, che è un salto nel passato per quel che riguarda lo stile dei primi due album, ma anche di Leaders Not Followers Part 2. Invece dal punto di vista della registrazione, bisogna dire che è stato registrato nel giugno del 2006. Poi purtroppo nel 27 agosto del 2006 è venuto a mancare Jesse Pintado, che comunque era già fuori dalla formazione da alcuni album, e poi in settembre è uscito ufficialmente, in settembre del 2006 è uscito quest'album. Per quel che riguarda invece i testi, bisogna dire che come al solito sono composti quasi tutti da Barney e in misura minore da Shane Embury, e trattano soprattutto temi come la mancanza di giustizia sociale, l'oppressione del sistema. C'è anche un testo che è contro il nucleare, una delle due bonus tracks, Call That an Option, e poi abbiamo soprattutto testi che riguardano la guerra fra religione e scienza, e soprattutto il fatto che la scienza viene vista come un qualcosa che porta avanti le società, mentre la religione come qualcosa che le rallenta, quindi che va a detrimento, e si può vedere questo nelle società dove la religione ha una parte preponderante e non è separata dal resto della società. Quindi Barney non ha mai nascosto il suo ateismo ed è sempre stato piuttosto convinto di questo, e in uno di questi brani in particolare sottolinea come venga spesso attaccato quando non si conforma alle posizioni dei puritani o comunque di quelli che si confrontano con lui dal punto di vista religioso. Dal punto di vista della registrazione abbiamo un rimando di suoni molto legati agli anni 90, per quel che riguarda la batteria in particolare, e anche certi suoni di chitarra di Mitch Harris sono molto prima anni 90, per quel che riguarda soprattutto i cambi di ritmo. E invece dal punto di vista dei brani, diciamo che possiamo avere brani per la maggior parte grindcore, qui il death metal è quasi tutto stato abbandonato, e si continua sulla falsa riga di The Code is Red, Long Live the Code, diciamo che era come un esercizio di riscaldamento, e questo invece è un album di qualità leggermente superiore. Ma anche se il grindcore la fa da padrone, ci sono parti di crustcore, parti influenzate dai Discharge, ci sono alcuni brani, un paio, influenzati dagli Swans, quelli più brevi, e poi abbiamo anche delle guest vocals di Annika van Giersbergen, ex The Gathering. In un brano fa degli interventi soltanto parlati, nell'altro invece canta in uno stile, diciamo, gotico, un po' inquietante, che si abbina bene anche alle tastiere piuttosto soprannaturali del brano. I brani più importanti e anche quelli meglio riusciti, a mio avviso, sono uno dei brani in apertura, Sing Fast, Let Go, poi abbiamo When All Is Said and Done, per cui è stato girato anche un video che accompagna questa canzone, poi abbiamo Eyes Right Out, che ha un bellissimo riff dispari che interrompe la struttura principale del brano, ma anche la stessa title track o Persona Non Grata sono da segnalare, e anche le bonus tracks sono di assoluta qualità, quindi vi consiglio la versione Digipack se la trovate naturalmente. Un'altra cosa da aggiungere è che il disco è piaciuto tantissimo sia ai
vecchi fans di Napalm Death che a quelli nuovi, forse per via del dinamismo, forse per via del fatto che ci sono diversi stili mischiati con una composizione omogenea e che non stanca. Fatto sta che questo è uno dei migliori album di metal estremo del 2006, ma oserei dire anche della prima decade degli anni 2000. Inoltre, se volete conoscere la storia che c'è dietro a questa maglietta, vi invito a cliccare sul link sottostante. Invece per quel che riguarda questo canale, vi invito a iscrivervi. Se vi è piaciuto veramente questo video o altri che avete visto, non esitate a mettere dei likes o dei commenti costruttivi. Presto uscirà il nuovo album dei Napalm Death a settembre, quindi aspettatevi una recensione anche di quello. Questo diciamo che è un assaggio. E per quel che riguarda invece le altre recensioni fatte dal 2019 fino a quest'anno, potete trovare i link sottostanti, i principali che sono state fatte su video, mentre sul mio sito potete trovare tutte le recensioni scritte dettagliate di tutti gli album singoli che ho recensito dall'inizio a oggi. Grazie e alla prossima!